parte del gruppo. Sì. Le devo chiedere scusa di una roba. Mio padre ha fatto il militare qui a Ancona e a me mi è rimasta la parlata dopo un po' di tempo, grazie. A un certo mi è rimasta un po' uno slende. Allora, la scusa che vi devo fare è perché mi hanno chiamato, deve venire giù al volo, io abito qui di fronte, qui di sopra. Mi hanno chiamato giù al volo, mi ha detto vieni giù che dovevi presentare, devi dire una roba, devi un capitolo di un libro, e so che non giù così come giro per casa. E, ecco, mi permettete un'altra volta, cerco di vestirmi un po' meglio. Allora, è vero, ho vissuto questa storia in prima persona, sindaco, perché in Porto Bea c'è 80 anni, ce n'avevo 29, io sono del 31, già del 31, 1831, questa data ci avevo 29 anni, insomma succede una roba di questo genere. Un giorno era l'autunno del 1860, mi chiama il re, io da segretario gli dovevo organizzare i viaggi, funzionario. Allora mi dice guarda che due monta giù perché bisogna che mi organizzi un viaggio sempre de fuga, qui loro de fuga, tutti de fuga, che c'è Garibaldi che sta lì su dalla Sicilia che ha fatto un putiferio, Cialdini a Castelfidardo ha fatto una battaglia, ha sconfitto le truppe pontificie, tocca andare a ringraziare, bisogna andare a fare l'inficienza, via, bisogna organizzare una carrozza che due monta a fare questo viaggio di corsa, e organizzo una carrozza, una rielaborata coupé, ce la faceva uno, non so se conosce, un certo Marchese Cordero di Montenegro, c'era la corsa e sì, faceva tutte ribassate, no? Però cosa succedeva? Che qui toccava star attenti perché c'aveva le carrozze da corsa, però non c'era le autostrade a tre corsie, quindi c'è caso in tutto il passo che scapiolavi giù per il greco e sbregavi l'osso del collo. Poi ve ne dico un'altra, le ruote, no, che non c'aveva i pneumatici, cioè se subbalzava, questo dico anche a lei giornalista, magari. Praticamente tutti sti subbalzi, e il re soffriva dei muroni, allora cosa dovevo fare? Cosa dovevo fare? Mi è venuta un'idea geniale, ho detto, senta, dove mandare giù ancora? Già eravamo per strada. Questi sta sul mare, imbarcamoci nel primo porto che troviamo, entriamo ancora a mia madre, che sai che fanno il figuro. Oh, detto e fatto, qui a partimo, ci imbarchiamo, piamo la nave, eliminiamo i subbalzi, entriamo via Porto in Ancona, un successore, la gente ci aspettava tutti, c'era il commissario Valerio, c'era i generali Fanti, Cialdini, le bandierole, tutto giù per il corso, a re gli hanno regalato pure un cavallo bianco, ci hanno fatto sfilare Ancona, meravigliosa, Piazza del Papa, mi ricordo il Colle Guasco, così poi dopo alloggiavamo a casa di uno ricco un bel po' che stava a Posatura, un certo signor Colonnelli ci avevano a casa, lì facevano tutte le onorificenze civili, militari, medaglie, contromedaglie, passaggi di carriera, capito? Allora, cosa fanno? Niente, andavamo lì, meravigliosa, lassù sai, a Posatura, stavamo su alto, il re era tranquillo che non gli rompeva le scatole a nessuno, logisticamente era perfetto. Poi meraviglioso il panorama, non vedevo sto sole dal mare che poi tramonta sul mare, veramente una roba bella, per me ci sono trasferito dopo tanto tempo. Allora va bene, e niente, fanno, dovevamo visitare tutta una serie, andavamo a visitare Castelfidardo, l'ospedale militare, andavamo a Macerata, andavamo a Loreto, ricevevamo quello, ricevevamo quell'altro, e poi dovevamo ripartire fuga, perché dovevamo venire giù, che c'eravamo un incontro sempre quello famoso di Teano, non so se vi ricordate Teano, un incontrino di niente. Allora niente, andiamo giù, allora piano partimo, ci fermiamo a Giulianova, ci fermiamo a Grotta Mare, chi lo sbaglia, a Grotta Mare, che lì dovevamo fare un'altra serie di onorificenze civili e militari, e qui poi succedeva il bello di tutta questa storia che praticamente il re concedeva le suppliche, cioè praticamente stava a sentire la gente che gli chiedeva il favore, non è cambiato niente. Paro a uguale al XIX secolo, nel 2 secoli, tale quale. Allora, questo era il bello, perché qui quando uno te va a chiedere un favore, non sai cosa ti si inventa, capito? La gente che faceva lo stradello per venire a chiedere una roba, no?
fino a che a un certo momento, qui entriamo proprio nel clou della storia, qui sul più bello a un certo momento si presenta un funzionario governativo, che io non ve fo i nomi per rimanere un po' nell'anonimato, fa un certo signor Tu. Questo che era un funzionario governativo voleva uno scatto di carriera, capito? Allora lui però cosa ha fatto? Mica è venuto da solo, è venuto con la fiola. È venuto con sta fiola che questo si vede che gli alza bene, che a re gli piaceva mangiare, bere, a giocare, piaceva le fiole, no? E allora questo si presenta con questa ragazzetta e si mette a sede e pure il re lo sta a sentire, no? Così è tutto quanto, poi alla fine li congeda a lui, al padre, e rimane da solo un'oretta con la fiola. Ci ha fatto scelto, tutti si vede che doveva dire le robe tra le orecchie, e poi dopo ce l'ha riconciliato. Così a un certo momento il giorno dopo mi fa, mi prepari la carrozza, che mi ha detto, ma re, non dovevamo andare via, qui ci dovevamo stare. Così, no, 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 alle tre di notte mi devi andare, alle tre di notte, alle tre di notte devi andare a prendere Artemisia, sta fiola di sto signore Artemisia, l'andiamo a piare alle tre di notte, sì, la devi portare a casa mia perché gli devo finire il discorso. Hai capito, re? Se l'hai portata alle tre di notte a casa, oh, fatto sta che dopo questo incontro, e questo gli concede, gli dice al commissario Valerio, oh, qualsiasi richiesta che fa te a sto signor P, di tutto di sci, anzi dai pure di più. Quindi mi sa di aver capito che è stato. Poi noi altri partimo e andammo a Giulianova. Allora questa grotta a mare, il padre di Artemisia faceva il patò al bar, capito? E diceva, oh, mi fiola è entrata ante le grazie del re, e io come qui che avessi vinto il gratta grat, vinci del turista per tutta la vita, perché poi non mi succede più niente, capirai, cioè, mi fiola, te le grazie del re, e allora faceva il pacco, no? E poi, signori, mi dovete scusare, ma perché io ho una certa età e non mi ricordo più, allora cosa succede? Che questo re, a un certo momento, noi ci trasferimmo a Giulianova, andiamo giù, continuiamo sto viaggio, e questo ci corre dietro fino a Giulianova, capito? Tant'è che il re poi lo rimanda a casa con buono, proprio certificato scritto del re, di 1000 lire, che era una valanga dei quadrini che voi altri non ci avete la più pallida idea. Cosa succede? Succede l'inghippo, che i favori qualche volta non sta a sentire bene, e non il trasferisce né a Montalto delle Marche, sto poro diavolo, capirà, sei indemoniato. Noi altri che eravamo partiti da Giulianova già, che rimane a Napoli, questo ci ha corso dietro fino a Napoli. Oh, io, guarda, da qui non vi posso dire più nient'altro, perché adesso io non è che posso stare qui, sono tipo discreto, non è che vada a raccontare i cavoli degli altri in giro, che dopo pare. Allora io sto zitto, però vi posso dire un par di robette, tipo che a sto signor P l'hanno fatto il giudice del tribunale di Napoli, ha mandato regolarmente tutti i quadrini a casa, sempre regolarmente, ha pagato tutti i buffi, che era pure un buffarolo, e poi dopo un po' ha preso, si è trasferito, tutta la famiglia se l'è portata tutta a Napoli, tutta la famiglia, meno che Artemisia. Dove è andata Artemisia? A Torino. Dove abitava re? A Torino, per poi voi altri do, e avete capito come è andata a finire. Poi vi ringrazio molto. La storia di Artemisia, che la trovate qui nel capitolo 53 del libro, è narrata comunque, perché è un fatto vero, adesso io ve lo faccio vedere, da Strappini all'amico marchese Carlo Luzzi in una lettera scritta da Grotta a Mare il 1 giugno del 1861, e tuttora è conservata nell'archivio della famiglia Luzzi. Se per caso voi entrate nell'archivio della famiglia Luzzi, a sinistra la trovate accanto alla statua del ben più famoso Carlo. Capito, grazie, vi ringrazio. Questa è la stupidaggine finale del passaggio. Questo è l'aneddoto io che ho vissuto in prima persona. Quegli altri 100 storie o aneddoti li potete leggere nel libro dei 101 storie che non vi hanno mai raccontato sulle Marche. Poi dopo naturalmente la scrittrice vi autografa pure il libro.
Grazie. Grazie, segretario. Tutti questi dettagli qui non lo senti, tutti questi qui. L'ho vissuta in prima persona. Cavolo, va. Usa l'altro, usa l'altro. Possiamo spiegare il segretario, no, della C1 del giornale, il frac, non va in giro col frac, no? Allora, lui frac, perché? Sì, lui frac ce n'ha due, col gilet, con la bandella, la coccarda, perché noi facciamo parte, perché lui, tanto chi non lo sa, insomma, ci conosciamo bene, ci frequentiamo abbastanza. E facciamo parte di un gruppo, parliamo di danze ottocentesche, e in fondo c'è una folta delegazione, oggi non in costume ottocentesco, ma c'è una folta delegazione di questa associazione che si chiama Società di Danza. Alzatevi, salutate. Grazie. C'era questo frac, insomma, che gira, quindi abbiamo potuto fare questo piccolo intermezzo che serviva un pochino a far ridere, perché sennò noi, io e te, lo facciamo. Senti, l'ultima cosa ti volevo chiedere.